Работал без мастерской, во всевозможных подвалах. Per molti anni io non avevo uno studio normale, dovevo lavorare nei sotterranei. То есть условий не было для творчества. Cioè le condizioni per un'attività artistica praticamente non esistevano, non c'erano. И мне кажется, это сопротивление. E mi sembra che questa resistenza с трудностями нашей жизни. Questa lotta contro le difficoltà, contro i problemi della nostra vita quotidiana, заставляла более активно жить творчеством. Mi abbia costretto a vivere in modo più attivo, voglio dire artisticamente più attivo. У нас были заказы политического порядка, как, например, картины с Лениным. Dovevamo eseguire alcuni ordini, alcune commesse di tipo commerciale e ideologico, raffigurazioni di Lenin, ad esempio. Картины на тему войны. I quadri sui temi della guerra. Узкополитические, но они давали нам прожиточный минимум. Questo lavoro aveva il carattere puramente e limitatamente politico, però ci dava la possibilità di guadagnare per la vita. А наша творческая работа шла подспудно и параллельно. La nostra vera realtà, il nostro vero lavoro artistico si svolgeva parallelamente. Наши картины почти никому не нужны были. Perché i nostri quadri non servivano praticamente a nessuno, nessuno ne aveva bisogno. In questo anno, tanti viaggi a Mosca. Giocosi, intensi. Questa volta ancora un incontro con Alexei Lazykin. Un vero e proprio incontro, speciale. Altri quadri, altra scrittura, alcune tele stanno nel corridoio di questo caseggiato grigio dove lavorano i pittori, ognuno con il suo atelier. Attenzione enorme negli incontri fortuiti, lungo i corridoi e per le scale, per la visita. L'appuntamento con te assegna a ciascuno il suo statuto nel dispositivo pragmatico. Tu sei l'angelo di Dio, venuto nel momento opportuno della mia vita. Artista disincantato, attento e umile, audace e semplice. Opere vendute per un non nulla dagli anni 50 a ora. Tieni però opere essenziali del tuo itinerario. Nature morte, paesaggi, scorci di città, specialmente di San Pietroburgo, personaggi. I temi della tradizione trascorrono in un itinerario unico. La moglie, allora, poi, ora. Piena di charme, di intelligenza e di saggezza. La figlia, in varie età dell'originario. L'opera, la funzione e il ritratto. E l'ombra del figlio in un quadro apparentemente cubista. Il figlio poi scomparso, mai morto, mai sacrificale. Il figlio che trae ancora all'etica. Я начал учиться в средней художественной школе при Академии художеств. Ho cominciato a fare i miei studi a Leningrado.
in una scuola media artistica presso l'Accademia delle Belle Arti. Nel 46. Когда я приехал туда как раз после войны. Quando sono arrivato a Pietroburgo, a Leningrado, subito dopo la guerra. Ленинград был пор разрушенный. La città era a metà distrutta. Иногда войдешь в мастерскую, а там зияет отверстие. E a volte anche gli studi, gli atelier erano distrutti dopo i bombardamenti. Я учился у хороших, интересных мастеров. I miei maestri erano molto, molto interessanti e molto bravi. Первый мой учитель, ныне уже покойный. Il mio primo insegnante, il mio primo maestro, che adesso è morto. Василий Ильич Суворов. Si chiamava Василий Суворов. Ученик Кардовского. E lui era uno dei discepoli di Кардовский. Затем я учился у многих художников. Соколов. Poi c'erano altri professori, Соколов. Степашкин. Степашкин. Чистякова. Степашкин, allievo di Чистяков. И кончил мастерскую Борис Владимировича Игансона. E il mio maestro più importante era Boris Johansson. Mi sono laureato presso il suo atelier. E tu, Alexei, perché non ti sei iscritto al partito? Avresti avuto tanti favori, una vita senza stenti e senza rischi, una vita calma, per te e per la tua famiglia, un atelier grande e confortevole, una casa con mobili d'epoca, i favori dell'accademia. I gerarchi del partito avrebbero posato per il ritratto, ti avrebbero chiesto ora di raddrizzare loro un pelo, ora di togliere loro una ruga. Hai considerato gli uomini del bene conclamato come banditi della politica, affamati dell'arte e della cultura. Anche per questo oggi ci incontriamo, in questo modo, con questo progetto, con questo programma. Non amo le poesie dei sogni. Ce ne sono scritte di belle. Io le plasmo dalla realtà e non cercare il pelo nell'uovo. L'incarnazione della vita è questo che ti va a genio. Perché lo stormo di parole timorose si levi di mattina in volo verso il sole, sciolto nei suoi raggi. Per provare al calore e al gusto il mondo delle erbe, dell'acqua e delle foglie, per dipingere un cespuglio ardente uscito dal pennello di Van Gogh. La legge plastica di Cézanne è non evitare, non aggirare. Nell'arte desiderata e non desiderata, nel cammino fa da bussola. La legge della natura di Cézanne è quasi una cosa sola, indivisibile. Non ci procura fama e dignità e ogni pressione dall'alto le è estranea. Sprechi quasi una tonnellata di colori. Ma se la legge non c'è, sei deperito. Essa sola ti dà il volo di Platone e la leva di Aristotele.
invecchiano le poesie nuove, decade la rima, l'immagine è debole, tutta cucita di semi sorrisi, di semi severità, di semi lamenti. La composizione della matrice usata è nella polvere accademica. Ora bisognerebbe sentire una parola per far cambiare tutti in viso. Ma le passioni si sono fatte piccole, le idee sono completamente sfumate e il guardiano, dirigente onnipotente, bada alla moralità. Vetri, tavole e mattoni di ottima posa hanno cominciato a piovere. Quanto si ergeva alto è diventato piatto. Ecco che la torre di guardia dei pompieri non c'è più. Si torce ancora il metallo, volano faville, un raschio alla gola, sopra lo spiazzo, come cenere. Nell'aria si libra modesta l'anima dell'architetto. Il paese delle cornacchie, il campo arato è rosso, si sente il profumo del sole e dell'acqua. La volta del cielo è tagliata dal rondone sull'orlo azzurro. Cosa rintrona dietro il boschetto, dietro il poggio di margherite? Un autocarro porta ferri, porta rottame. O forse il tuono? Guardo, guardo, senza staccare lo sguardo, l'azzurro che succhia gli occhi. L'universo è pieno di enigmi, e tutto è trasparente come una lacrima. Il sole brilla senza sfavillare, giù, nuvole come olive, su, nessuna nuvola. L'azzurro è nudo con l'oscurità per secoli. Non ci sono cherubini, né Dio. Siamo assolutamente soli, sembra. Eppure, dall'alto, qualcuno ci guarda, severamente, contando i nostri giorni. Я мечтал всю жизнь побывать во Франции, в Париже, и в Италии. Sognavo sempre di andare un giorno in Francia e in Italia, a Parigi e in Italia. Но это мечта, наверное, каждого художника, потому что это мекка искусства, итальянское искусство мы прекрасно знаем. Mi sembra che questo sogno appartenga a tutti i pittori e sia comune per tutti i pittori perché l'Italia e viene considerata la Mecca dell'arte. Anche noi conosciamo molto bene l'arte italiana. 60-е годы на нас влияли даже современные итальянские художники. Siamo stati influenzati dai pittori contemporanei italiani, soprattutto negli anni 60. Такие как Ренато Гутузо. Quali ad esempio Ренато Гутузо. Зигайно. И другие. Ed altri. Tu scrivi e dipingi. Non ti hanno fatto pubblicare se non per sbaglio. Non ti hanno fatto esporre. L'Italia, il mito, la tua particolarità. Da Giorgione a te, il secondo rinascimento.
Da molto il colore non risultava tanto impenetrabile e tanto puntuale. Da qui l'altra luce dei tuoi quadri, quella stessa che risplende nella tua conversazione, in quanto tu narri. E le cose si intendono, dopo una tentazione intellettuale che prosegue da oltre mezzo secolo e che al secolo nulla deve. Tu sei sicuro della tua opera e della tua vita, tranquillo con la tua famiglia e con la tua scuola, nella solitudine. Segni la traccia dell'apertura e dell'altro tempo, del tempo dell'arte e dell'invenzione. Отец Александр Дмитриевич его звали. Mio padre si chiamava Александр Дмитриевич. Вернулся. È tornato. И мы переехали в город Самару. E ci siamo trasferiti nella città di Samara. Где он работал начальником цеха. Dove lui lavorava in una fabbrica come capo reparto. Там создавали самолеты. Una fabbrica di aerei militari. Отец мне часто говорил, глядя на мое увлечение. Mio padre mi diceva molto spesso guardandomi dipingere. Алексей, лучше будь инженером. Алексей, sarebbe meglio che tu diventassi ingegnere. Но я любил живопись, литературу. Però io adoravo la pittura, la letteratura. И еще запомнил я одну фразу. Отец мой был... E mi ricordo molto bene di una frase pronunciata da mio padre, che era membro del partito. Членом партии был. И говорил, Алексей. E lui diceva sempre, Алексей. Если ты не вступишь в партию, тебе не будет дороги. Se tu non diventi membro del partito, non avrai mai successo nella vita. Я считал, что вступать в партию, где существуют политические бандиты. Io invece credevo che appartenere al partito a cui appartengono i banditi politici. Нет смысла. Non aveva nessun senso. Да. Ну и в результате, конечно, особой дороги у меня не было. E di conseguenza non ho avuto tante possibilità per lo sviluppo. Ni выставок, né mostre, né acquisti. Так, в общем-то, борьба за существование была. Così la lotta per sopravvivere. Но слава Богу, все кончилось, мы дожили до каких-то хороших. Però grazie a Dio siamo riusciti a vedere i tempi migliori. Il secolo è sfondo e pretesto di un tema che mai ha trovato acquisizioni così specifiche. Alcuni quadri tuoi sono ammirati in Europa, in America, in Giappone. Esponi oggi l'essenziale in Italia, la prima grande mostra, senza divieti. La lettura incomincia e debutta. La lettura del tuo testo, del testo dei tuoi quadri, dei tuoi disegni, dei tuoi scritti, dei tuoi discorsi, delle tue poesie. In ciascun tuo quadro c'è compimento, il compimento dell'itinerario tuo e della Russia, anzi dell'Europa, da Rubliov e da Cimabue a oggi, apertura del terzo millennio, e compimento dell'industria della parola. Alexei, sei per me un pittore carissimo, dignità della tua parola. Fotografia come scrittura della luce, scrittura attraverso la lingua diplomatica da te inventata. La tua semplicità non semplifica, ma si dirige alla qualità, senza naturalismo. Sono una lepre strapazzata del secolo. Da dove corro? Da me? Dove corro? La risposta non sento, secolo. Da te corro, zigzagando per la vita, spaventato, ho paura. Ma perché? Eppure, tutto ho provato e conosciuto. Non per niente il mio volto è coperto di rughe.
Intanto la città vive e si ribella, sussurra, frena, romba, avvolge con nebbia fredda il monolito delle case di cemento.